Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la scalinata che ci porta a visitare la chiesa di San Pio da Pietrelcina, la grande scalinata proprio ai piedi della Grande Croce. Oggi qui per raccontarvi attraverso le testimonianze di Leonardo Bruni che ha raccolto nella sua Prato, condividendo tutto quello che emergeva da tanti figli spirituali che abitano a Prato e tanti oggi non ci sono più e che ricordano la figura di Padre Pio. Infatti uno dei tanti episodi fu quello di Dino Natale, un nipote di Fra Daniele Natale, che racconta un episodio importante della sua vita quando lui aveva, pensate un po', 9 mesi. Lui, lo racconta attraverso i racconti dei genitori, girava in casa con il girello, a ferraio sul comodino di camera una medaglietta, raffigurava la Madonna di Loreto e pensai bene di ingoiarla. La medaglietta di forma triangolare, alta 2 cm, aveva all'estremità una spilla di sicurezza da balia. Il problema grave stava nel fatto che il lato appuntito era aperto ed era lungo quanto tutta la medaglietta. Mi portarono di corsa all'ospedale, ero diventato cianotico. Dalle radiografie si vedeva chiaramente che la spilla si era ancorata alla parete dello stomaco e rischiava così di perforarlo. Mio padre, pur preso dal panico, riuscì a telefonare a suo fratello, Fra Daniele, raccontargli l'accaduto e Fra Daniele si recò immediatamente da Padre Pio, che molto candidamente gli disse: "Non ti preoccupare, stai tranquillo, la rigetterà da sotto." Mio zio telefonò ad Umberto Lucchesi nella sua fabbrica, Umberto Lucchesi, un altro figlio spirituale di Padre Pio di Prato, che si trovava vicino all'ospedale. Allora, questi si recò di corsa da mio padre, che stava davanti alla sala operatoria, messi a conoscenza delle parole di Padre Pio. Mio padre e mia madre cercarono allora di chiamare con tutte le forze il chirurgo che mi stava dando l'anestesia. Non rispondeva nessuno. Finalmente, dopo urli, colpi alla porta che conduce alla sala operatoria, apparve il chirurgo tutto arrabbiato. Messo a conoscenza delle parole dette da Padre Pio, li prese per pazzi. Secondo lui non c'era tempo da perdere, giustamente bisognava operare. "Chi è costui che vi dice queste stupidaggini? Non avete visto le radiografie?" gli ribatté il medico. Intanto passavano i minuti, la tensione si faceva ancora più alta, il dottore voleva procedere a tutti i costi con l'intervento. Ritorna allora in sala operatoria sbraitando e dopo qualche minuto se ne esce, tenendo in braccio il bambino, Dino, che tremava per l'emozione. E lui dice: "Beh, questo bambino l'ha rigettata da sotto la spilla, esattamente come aveva predetto Padre Pio." Allora è sì, incredibile, il papà che portava con sé sempre questa medaglietta, l'ha tenuta sempre con sé nel portafoglio, prova tangibile di una grazia ricevuta. Il chirurgo, che sulle prime era scettico dopo quanto era successo in sala operatoria, volle proprio sapere chi era questo Padre Pio per andare a trovarlo, e così fece lui e la moglie. Il vero miracolo, quello ancora più grande, fu che questo chirurgo e la consorte si convertirono.